No, è chiaro che bisogna abituarsi, non bisogna piangerci addosso, siamo in emergenza, dobbiamo dirlo, dobbiamo essere consapevoli. Gli infortunati si sono aggiunti sicuramente a strizzano, però penso di recuperare almeno Zortea per uno scampolo di partita o di un tempo che possa dare una mano. No, io ci ho parlato anche ieri, gli ho detto che per noi è un giocatore importante, ha perso un po' di smalto. Dovuto dal fatto che tutte le volte che ha avuto l'occasione per fare gol, così, ha avuto la sfortuna, perché molte volte è stata anche la sfortuna di non fare gol. Io gli ho detto di non preoccuparsi, io non lo valuto solo per le giocate o il gol. I cambi di ruolo sono proprio per il bene della Cremonese e quindi dobbiamo trovare la quadratura, no, la quadratura l'abbiamo trovata, dobbiamo trovare certe volte il rimedio per andare a vincere qualche partita in più che in questo momento ce la siamo fatta sfuggire di mano proprio nelle ultime due con cui eravamo andati in vantaggio. L'anno scorso era stato molto più semplice perché quei 13 giocatori non avevano avuto neanche un problema e quindi era facile ruotare quei due. Quest'anno invece è più difficile, il campionato normano. Diverso dagli altri anni, vi dico la verità, molto diverso. Noi stiamo trovando l'equilibrio perché veniamo da quattro risultati, ci manca diciamo quel saltello che sono convinto che prima o poi lo troveremo, perché stiamo disputando oltre che aver fatto quattro risultati anche ottime prestazioni e quindi sono convinto che prima o poi queste si tramutano in vittorie che ci fanno sì di stare un po' più tranquilli. Ho le alternative, ci sono tre attaccanti, quindi dovrò valutare anche gli ultimi due allenamenti che faremo oggi e domani là a Empoli e quindi devo stare attento perché ho detto che le partite sono avvicinate. Dispiace perdere un giocatore che stava trovando continuità nel gioco, ma anche nel gol, perché io sono convinto che quando uno lavora bene prima o poi lo trova e quindi sarà anche così per gli altri. Chiaramente per la partita di domani devo fare delle valutazioni ancora. Noi ultimamente avevamo preso gol, che eravamo a zona, quindi siamo ritornati a uomo le ultime due partite con Brescia e con l'Ascoli siamo tornati a uomo e quindi lì ha dato frutti, quindi proseguiremo su questo. Però attenzione, non c'è una medicina, un metodo che non faccia prendere gol. Molte volte è l'attenzione individuale, molte volte perdi l'uomo quando sei a uomo e come Reggio Emilia per esempio che eravamo a zona e non siamo stati bravi a attaccare lo spazio davanti a noi. Quindi io sono convinto che invece tornando a uomo le ultime due partite che abbiamo trovato due squadre importanti sulle palle native siamo stati molto ma molto più concentrati. Rispetto alle altre che stiamo disputando sicuramente avremo meno possesso palla. Noi ci sono dei momenti che abbiamo avuto il possesso palla anche 67-68%. Questa sono convinto che l'avremo un po' meno, ma non dipende, molte volte, e noi è il nostro emblema che molte partite l'abbiamo avuto ma non abbiamo vinto, dipende dal risultato, dipende come quando ce l'hai fra i piedi di fare le scelte giuste, di essere bravo a difendere, di essere attento nei particolari. Sicuramente avremo meno possesso di altre partite.